chiamavano cavalli di razza, tra i giovani non ne esistono più. Appartiene a quel genere di artisti dotati di una stoffa particolare, capaci di recitare in teatro ma anche di scrivere testi, condurre trasmissioni ma anche comporre romanzi e soprattutto portare al successo, indifferentemente, canzoni, film, libri, trasmissioni. A 19 anni recita accanto a Domenico Modugno. Durante la tournée scrive canzoni immortali come Amara terra mia e La lontananza. In televisione è accanto ad Ugo Pagliai e Giulietta Masina in sceneggiati indimenticabili. La diretta però è il suo ambiente naturale. Il suo garbo porta al successo trasmissioni come Italia Sera, Pronto chi gioca, Cari genitori, Non è la Rai. Analogo successo lo ha oggi in radio e con i libri. Benvenuta a faccia a Enrica Bonaccorti. Ma grazie, ma che bella faccia che mi avete dipinto. Grazie infinite. Cominciamo dall'inizio. I primi 13 anni della sua vita li vive dentro caserme, seguendo una caserma, una caserma sola per 13 anni. Il mio regno è stata la caserma di Genova Principe, sulla stazione, per cui io per entrare a casa attraversavo i binari. Ero l'unica famiglia che viveva in questo grande palazzone, figlia unica, e l'unica altra femmina era mia madre, che però era fuori per l'insegnamento, a seconda delle graduatorie, era più o meno lontana. Per cui io sono vissuta insieme alle guardie. Adesso si chiamano agenti, ma erano le mie guardie. Ma è vero che a 5 anni il suo passatempo preferito era giocare a boccette nel circolo? No, nel circolo, accanto, dunque, la caserma era, io la potrei disegnare in questo momento, all'inizio di uno dei due corridoioni a T, che poi facevano la parte dove c'era il comandante, che era mio padre, in fondo al corridoio. All'inizio invece c'era l'alloggio del comandante, che era posto così. Di fronte c'era lo spaccio, accanto a sinistra la prima porta era quella del barbiere, poco più avanti di fronte al barbiere c'era la stanza della televisione, mentre uscendo sulla destra avevo il ciabattino piccolo e il biliardi grande, grande spazio di biliardi. Io non avevo neanche la toppa, la chiave nella toppa in caserma, e pensavo che fosse normale poter stare tanto al telefono, perché tanto si faceva lo zero prima e non sapevo che così c'era era un privilegio, no? Per cui non si pagava. A volte allora si poteva, o se non si poteva era molto più accettato. A volte ero accompagnata con la camionetta della polizia che andava a fare la spesa a scuola, per cui loro andavano a comprare i ravanelli e io mi lasciavano alla scuola. E avevamo l'attendente. E come ha fatto, vivendo in un ambiente in divisa esclusivamente maschile, a non diventare un maschiaccio bensì un artista? Ma io sono un artista senza apostrofo, allora diciamo così, perché maschiaccio, non perché maccio, un po' maschile io lo sono sempre stata, nel senso che, essendo forse per questo abituata a discorsi di un certo genere, a un certo modo anche di dirle le cose, e sono sempre stata un po' brusca, tanto che uno dei miei soprannomi è stato Bruschetta. Ma io dicevo, la bruschetta è buona, fa bene, costa poco, riempie la pancia, è chiara, e io mi sento bruschetta in questo senso. E poi, ecco, non mi interessano i discorsi al femminile. Adesso sembrerà strano, ormai mi vergogno un po', ma a me, per farmi un massaggio, a me mi devono pagare quelli che me lo fanno il massaggio, per farmi fare un giro di shopping mi devono pagare per andarci, perché io non amo le creme in faccia, non mi faccio niente. La prima ceretta l'ho fatta a 42 anni perché mi ha costretto mia figlia, perché io andavo col rasoio così. Non, in questo senso non sono femminile. Contemporaneamente io sono entusiasta di essere femmina, non maschio, mi dispiace per voi, ma noi, sai com'è, intanto facciamo i bambini. Quel mondo tutto al maschile, quanto è inciso sul suo carattere, ma soprattutto quanto le è stato utile per fronteggiare un mondo spesso difficile come quello dello spettacolo? È la prima volta che mi fanno questa domanda ed è poco tempo che io ho realizzato quanto è stato condizionante. Mi sento un po' messa al muro, perché la risposta è quanto è stato importante. Credo molto, molto, credo molto. Con le guardie in caserma ci si parla in modo molto diretto, se mi dicono prendi quella cosa io la prendo senza dire non mi hai detto, no, così, no? E poi, non lo so, a me sembrava tutto molto naturale.
Ho capito forse, ecco, che alcune differenze di comportamento fin da ragazzina, perché poi a 13 anni lasci la caserma, lasci la città in cui sei nata e vissuta fino a quell'epoca, lasci i compagni di classe. Forse per il trauma, io mi ricordo tutto l'appello, Bertolino Bonaccorti, Monsembiante Cabora, Cesare, potrei andare avanti fino alla Tica, l'ultimo compagno di scuola, e ti ritrovi in un appartamento al secondo piano di una palazzina, in un'altra città molto più piccola che era Sassari, perché nei 3 anni in cui il presidente Segni appunto è diventato presidente della Repubblica, mio padre come comandante del territoriale era lì. E chiedi alla mamma: chi ci abita sul pianerottolo? Ci sono altre due porte. Non lo sappiamo, non lo sappiamo. E noi stiamo qui accanto a degli estranei? Quando ha deciso, è stato a Sassari eventualmente che ha deciso di fare l'artista, cioè cos'è stato ad accenderle il sacro fuoco dell'arte? Credo di averlo sempre avuto, il sacro fuoco dell'arte. Ricordo che avevo chiesto alla mia mamma di poter fare una scuola di danza, ma la mia mamma ha detto: no, si studia, non si perde tempo. Posso andare a fare ginnastica? No, si studia. Solo questo. Mamma era molto severa, grazie a Dio era molto severa. E ho sempre avuto voglia di fare teatro, l'attrice di teatro. Quando arrivai a Roma, perché dopo i 3 anni, 13-16 Sassari, a 16 arrivo a Roma e con la scuola ci portano in teatro. Ricordo che era uno spettacolo, il protagonista Giancarlo Giannini. E noi come classe di scuola eravamo su in loggione. Mi ricordo che il palcoscenico era un buchetto così piccolo che non ho mai più visto così piccolo. E io stavo lì su e mi chiedevo, con nettezza mi ricordo questa mia sensazione di allora, ma io perché devo stare qua? Io devo stare là. Io sono là. E ricordo che sentivo che non ero in sintonia con gli altri, perché io ero proprio là sotto. Prima di arrivare al libro c'è però il palcoscenico. Quanto è diverso il mondo dello spettacolo di oggi da quello nel quale lei ha mosso i primi passi? Perché in quel mondo sono usciti diversi artisti versatili e capaci di avere successo in diverse discipline. Oggi invece non accade. Allora, qual è la differenza? Beh, forse perché oggi vengono fuori o da un Grande Fratello o da un concorso di bellezza. E magari anche lì sono arrivati passando per qualche letto. Il letto c'è sempre stato nel nostro lavoro, ma anche in tutti i lavori. Credo che molte commesse potrebbero dire: commesse, non ci stavo, col dire il capo del negozio magari non mi facevano passare. Purtroppo è così. Però insomma uno dice no e basta, oppure dici sì e sono affari tuoi. Ma adesso, allora, mi pare che anche chi passava per il letto, qualche talento ce l'aveva e si faceva per forza la gavetta, magari dovevi passare lì per fare delle cose, invece uno passa da lì magari e diventi subito e vai in giro. Io incontro assoluti sconosciuti e sconosciute nei trucchi, nelle trasmissioni dove vado, che hanno accanto a loro l'assistente dell'ufficio stampa. Io non ho nessuno, mi porto i pacchi da sola. Quanto il pubblico è responsabile di questo? No, perché? Niente. Perché niente? Perché no. Prima comunque un applauso era conquistato, bisognava meritarlo. Oggi invece per avere successo basta apparire. No, il pubblico non ha nessuna colpa. Hanno colpa quelli che presentano certe situazioni al pubblico. E io mi sono trovata spesso a scontrarmi con i miei capi, anche che tanto non riesco mai a starmi zitta, perché mi dicono: tanto il pubblico vuole questo. E non è vero, e non è vero. Il pubblico non vuole questo, il pubblico forse in parte adesso vuole questo perché l'hai abituato tu a questo. Perché una volta, se non c'era una bella cosa che ti portasse ad applaudire, non si applaudiva, c'erano i cartelli applausi, per carità, sempre, ma quelli, i cartelli applausi erano dei momenti canonici in cui per forza, fine della canzone a Sanremo, c'è l'applauso, perché quello è anche quasi educazione. Adesso, se non si applaude ogni 1, 2, 3 minuti, si sente anche da parte nostra un vuoto in trasmissione. Cioè, allora questa è noiosa, questa trasmissione? No, perché si è diventato più breve il tempo dell'attenzione. Questo in tutto, anche nella lettura, anche nel guardare uno spettacolo, nella lettura, il tempo dell'attenzione si è molto accorciato. Ogni poco bisogna dire una cosa che smuova la frase e l'atmosfera. L'applauso è la cosa che
può dare di più questo ritmo, ancorché non sia affatto giustificato. Io la trovo una cosa terribile, ma non è colpa del pubblico, perché l'uomo è un animale abitudinario. Se tu continui a dargli questo, quella biada lì accetterà e manderà giù con facilità. Ma non ci vuole molto a dargli la biada buona. Io ho molta fiducia nelle gente, nelle persone, anche perché dove vado, vado, sento persone che potrebbero fare meglio di tanti altri la televisione. E le scelte, dico, non il professionista, anche quello, visto quello che c'è, ma proprio le scelte, perché c'è molta più oggettività e buona fede in cui poi non deve realmente poi trattare queste cose, che è sempre condizionato o da quello o da qualcosa. A proposito di televisione, una volta li chiamavano sceneggiati, oggi le chiamano fiction. È cambiato solo il nome oppure c'è una differenza anche di sostanza? Ma sa che lei Barbuno è molto bravo? Troppo buona? No, è molto bravo. Io sì, sono anche buona, ma lei è bravo. Allora, sì, c'è differenza. Intanto io mi chiederei come mai. Vabbè, forse le faccio paura a vedermi, no, sono abbastanza accettabile. No, perché io che ho fatto tante sceneggiate, tante commedie negli anni 70, da quando si chiamano fiction neanche la portinaia mi hanno mai chiamato a fare. E mi sono chiesta perché. Non capisco, perché se c'è una che è una vera attrice di prosa tra questi nomi, diciamo, diventati televisivi, è proprio il nome mio, e curiosamente invece non mi hanno mai chiesto nulla. Comunque, a parte questo, c'è la differenza proprio nella base, perché gli sceneggiati, come forse dice la parola stessa, sceneggiavano un testo. L'unico testo che io ho fatto come sceneggiato che non venisse fuori da un libro era Eleonora, in cui facevo la sorella di Giulietta Masina. E chi l'aveva scritto? Un certo signore che si chiama Tullio Pinelli, che è quello che scriveva i film di Fellini. Tutti i film di Fellini li ha scritti Tullio Pinelli, oltre a Federico stesso. Altrimenti c'erano nomi come Conrad, come Giovanni Netti, come Dürermatt, come Molière, come Plauto. Ecco, si prendevano degli autori per cui si facevano anche conoscere questi grandi testi. Noi i Promessi Sposi, sì, li facevamo a scuola, ma quanti l'hanno conosciuti attraverso lo sceneggiato in televisione? La fiction non prende quasi mai, adesso non me ne viene in mente neanche uno onestamente, il libro dietro come base, ma scriviamo, ecco, il gruppo delle donne che fanno le parrucchiere, il gruppo della famiglia che è slegata, il gruppo dei ragazzi di vita, ce ne sono alcuni molto belli, però a lei che mi ha fatto la domanda, che differenza c'è fra sceneggiato e fiction, ecco, non l'avevo mai pensato come risposta, ma mi è venuta qua a Cassino, che... Lo sceneggiato sceneggia un libro, la fiction finge. E mica poco come differenza. No, la cosa grave sono anche gli interpreti, perché io li chiamo, adesso li dico tutti, li chiamo non attori, ma a volte ci sono i sussurratori. Perché se tu sussurri, non puoi sbagliare tono, non puoi essere quello che si dice il cane come attore, no? Perché se io le dico, lei quest'oggi non mi è piaciuto, oppure se devo dire... c'è un problema con tua madre, dico c'è un problema con tua madre, lì ti dicono tutto sottovoce uguale, spesso a sentire, e non mi sei piaciuto quando hai detto questa cosa, ieri è mancata tua madre e il salame costa di più dell'altro giorno, è uguale, anzi anche meno, anche proprio parlano così, quello che in teatro si chiama il soffiato, così uno non si sbaglia. A proposito di testi, lei ha scritto testi di canzoni che fanno parte oramai della storia della musica italiana, ma perché ha smesso? Ma io non ho mai smesso. No, stavo dicendo che fortuna che ho avuto. Io credo che anche che la persona più piena di talento, se non ha fortuna, non lo saprà mai nessuno e il suo talento poco a poco imploderà. Per cui la prima cosa è la fortuna e la salute. La fortuna nel senso del caso. Io la parola caso la scrivo con la C maiuscola. Perché? Perché bisogna rispettarlo il caso, riconoscerlo ed essere pronti ad attraversare quell'occasione che passa accanto a te.
E perché ho smesso? Ma chi ha smesso? Io non ho mai smesso. Io scrivo da quando avevo 11 anni in modo regolare e da quando avevo 5 che ho imparato sempre, però in modo regolare da quando avevo 11 anni. Anche in questi giorni sto scrivendo un'altra canzone, ma io sono negata per la musica, queste cose ci ho provato, non sono capace. E per cui purtroppo devo scrivere a secco, come dico io, mentre la cosa bella è scrivere sulla musica. Modugno mi ha insegnato così. Però non avendo musica, però faccio delle assonanze, sono molto musicabili. Ma io se non scrivo muoio. Io devo mangiare, bere acqua, perché non bevo alcol, e scrivere. E poi non avere freddo e basta. Quelle sono le cose a me necessarie, ma scrivere è proprio fra queste. Il trionfo vero e proprio arriva poi però con le trasmissioni televisive, perché vengono condotte con garbo, stile, senza cercare la rissa, soprattutto senza i copioni scritti per gli ospiti, in modo da far crescere l'indice d'ascolto. Perché oggi invece secondo lei c'è bisogno di gridare e di creare ad arte dei colpi di scena per avere l'attenzione del pubblico? Non lo so, è molto triste. Potrebbe essere colpa dei conduttori che non riescono a catturare l'attenzione. Sa che cosa ho detto io proprio la settimana scorsa parlando di questo? Ho detto che io non potrei più fare la conduttrice in televisione di questi tempi, perché li manda a quel paese tutti. Io non sopporto. Se ho degli ospiti che urlano così, faccio oh! E dico togliete l'audio, smettete, ma siamo impazziti. Già oltre 10 anni fa io allontanai dallo studio un ospite, una contessa o duchessa, ma che ha la voce molto squillante, che in uno spettacolo in diretta sul carnevale, nel periodo di carnevale, dunque si presuppone anche con bambini che potessero guardare questa trasmissione, disse una parolaccia molto forte descrivendo una maschera di carnevale che io in quel momento non avevo capito. Sai, una cosa molto lunga, rosa, ma che cos'è che non capivo la maschera? Lei disse questa parolona spiattellata nel microfono e io dissi guarda che non era il caso che tu dicessi questa parola. Perché tu non le dici nella vita? Dico sì sì, le dico, ma qua no, purtroppo le dico, mi scappano, manco me ne accorgo. Ma in palcoscenico, davanti al pubblico, in più la trasmissione in prima serata con i bambini, non mi pare il caso. Se te ne vuoi andare mi fai un piacere a me e a tutti. Un applauso infinito. E per una settimana io guidavo per la città e dalle altre macchine mi dicono brava, brava. Credo che il pubblico si sia scocciato di questi che urlano, non si capisce niente, io a volte ci provo a tenerlo, poi quando non si capisce più nulla giro canale, perché non si capisce nulla, nulla. E insegnano soltanto il tifo, non il ragionamento. Non adoperiamo più la testa per pensare, ma solo la gola per urlare uno slogan a un altro. Ma santo cielo. Pensavo di essere rimasto da solo a pensarla così. Lei cosa pensa della televisione di oggi? Io guardo moltissima televisione, amo molto la televisione, credo che sia uno strumento meraviglioso. L'importante è che rimanga, anzi che ritorni ad essere una finestra sul mondo e non una finestra sul cortile. A volte sembra quasi una finestra sul tombino. C'è una trasmissione televisiva di oggi che lei piacerebbe condurre? Non lo posso dire perché mi ammazzano, no. A me piace tutto quello che è fatto bene, potrei condurre il quiz, i pacchi, che ne so così, o potrei condurre Porta a Porta se Bruno Vespa non mi ammazza, insomma ecco, il festival di Sanremo, che so. Quello che volete. Non credo di essere tanto adatta a fare le cose molto così, perché a me viene di farle, perché il mio sogno sarebbe stato fare la soubrette nella vita. Un'altra vita voglio fare la soubrette, alzare la gamba, ridere. Però non sono. E mamma mi diceva non farla spiritosa, Enrica, che non ti viene bene. A me magari, capito? Per cui quello magari meno. Anche se con l'età ormai sono più sciolta. C'è una trasmissione che invece non condurrebbe mai, neanche ben pagata? Non mi piacciono quelle trasmissioni in cui si cerca di fare incontrare fidanzati o molto giovani o molto vecchi, cioè di far fidanzare, no? Incontri, cose del genere. Questi incontri fra le persone non mi piacciono. Le gare a rubarsi i fidanzati, insomma, quelle cose che non mi piacciono. Detesto il gossip, che dovrebbe chiamarsi pettegolezzo,
perché non ce la facciamo più, guarda, queste parole che straniere, non si fa più. Non si va più a fare le compre, si va a fare shopping. Non sono più pettegolezze, è solo gossip. Ma che strazio. Ma che strazio. Povera lingua italiana. Lei qualche tempo fa ha mandato una lettera a Repubblica a proposito, insomma, di quello che non le piace della televisione. Si diceva inorridita per il bacio affidato ai concorrenti. Sì. Era una prova di una trasmissione. No, quanto è importante il bacio secondo lei? È moltissimo, per quello ho mandato quella lettera a Repubblica, perché io guardo tutti i reality o quasi, alcuni proprio non ce la faccio. Alcuni quando fanno quelle lettere, perché io che un secondo prima che iniziasse 10 anni fa il Grande Fratello avevo detto, come moltissimi di noi, ma che cos'è sta roba qui, ma che roba è? 5 minuti dopo che era iniziato ho detto questo è il futuro, questo non mi schioro. Perché? Perché soprattutto prima, adesso ormai anche questo è troppo sdato, troppo conosciuto, troppo frequentato, ma soprattutto i primi anni, era interessantissimo vedere questi esperimenti, che peraltro aveva già fatto Minoli in altra forma, fantastici, in cui vedere interagire questi sconosciuti in momenti di costrizione. Ma quando mai abbiamo l'occasione di avere un test così forte sulla caratterialità, sugli incontri scontri, sulle costrizioni delle nostre reazioni? Io allora avevo detto, io vorrei fare un Grande Fratello come concorrente, ma che non mi vede nessuno, cioè prendere altri 9 amici, ce lo facciamo noi e poi stiamo lì un mese, una settimana, 3 giorni e poi ci danno solo a noi la cassetta, perché così vedi chi sei, quello è interessante. Per cui, come si dice, la malizia negli occhi di chi guarda, anche l'intelligenza, nel senso dell'intelligere, del capire quello che vedi è nella tua testa prima che in quello che tu guardi. Io guardo questi reality, condannata da tutti, perché mi danno sempre delle nuove informazioni, purtroppo non buone, perché anche da lì si evince quanto sia peggiorata un po' la nostra società, dai discorsi che fa anche la nostra cultura, e sembrava già bassissima 10 anni fa, adesso è una roba che non ci si può neanche immaginare se non la segui la cosa. Nel caso che lei mi domanda sulla mia lettera Repubblica inorridita dal test del bacio, perché per me il bacio è una cosa molto importante. Nel parlarne ho scoperto che le prostitute possono darti tutto, ma non il bacio profondo, perché quella è una cosa intima. Evidentemente io la penso come loro, non su tutta la linea, ma su questa linea sì. Per cui vedere dei ragazzi che si conoscono da niente, portati a fare la prova del bacio, con vari tipi di baci descritti erano, il bacio profondo è quello con la lingua che deve girare così, altrimenti devi fare con la lingua cos'ha, oppure devi mordere quello di sotto, cioè cose veramente scritte, cioè non adesso fai il bacio così, adesso fai il bacio così. E io l'ho trovato terribile, perché si svilisce veramente questa cosa. Lei prima, a proposito di pubblico, diceva non è vero che il pubblico vuole questo. Secondo lei c'è una trasmissione televisiva che lei ha condotto che ancora oggi farebbe ascolti perché il pubblico vuole un certo tipo di televisione? Quale? Sì, sì, guardi, sicuramente la trasmissione di cui io sono più orgogliosa nella mia vita è Italia Sera, che è stata la trasmissione spartiacque proprio della televisione italiana. Non c'erano né persone come me che non avevano il tesserino da giornalista, né programmi che cambiassero così frequentemente argomento quotidianamente. O c'era il telegiornale, o c'era l'approfondimento dopo il telegiornale, o c'erano le cose leggere, poi c'erano le presentatrici e non le conduttrici. Italia Sera, a cui altro orgoglio ho dato io il titolo Italia Sera è mio, questo faceva. E questo ancora oggi, io mi incontro un benzinaio oppure il sottosegretario che mi dice com'era bella quella trasmissione. I tredicenni la guardavano perché a volte magari trovavano la cosa sull'astronomia che li incuriosiva, era bellissima. E ancora più facile sarebbe rinnovare il successo di un Pronto Chi Gioca, che era il Pronto Raffaella, che io non avevo la dignità, l'importanza di Raffaella, perché non me l'hanno dato il nome a me, Pronto Enrica, però insomma quello era. E la semplicità. E tutti i giorni noi, per esempio, a Pronto Chi Gioca, ogni giorno a mezzogiorno per 2 ore facciamo anche spettacolo, avevo il balletto, avevo le cose, senza registrate, senza niente. Mi sono passati lì tutti i ministri, come tutti i cantanti, i Nobel, gli scienziati, le novità, ma com'era semplice, com'era bello, com'era intenso il nostro lavoro.
e non chiamavamo nessuno a dare un'opinione o a raccontare i fatti loro. Se c'era qualche cosa che investiva un aspetto di un certo tipo di una persona, lo si diceva con garbo e se ne vuoi parlare. Nessuno raccontava se aveva un qualche cosa di... no? Tanto che io in quell'atmosfera lì, ma molto familiare, perché se un mio tecnico, un mio cameraman aveva la febbre e stava a casa, gli facevo la telefonata in diretta, per cui ecco c'è un'atmosfera estremamente familiare, e io dissi nell'ultimo minuto e mezzo prima di dare la linea al TG1 che ero incinta, perché in televisione dissi non si può nascondere né la tosse né che una donna è incinta, per cui questi mesi che a venire mi vedrete, ero già aumentata di 8 kg. Avevo Ostellino vicino, avevo appena intervistato, chiudo la trasmissione e do il via al TG1. Dopo 20 minuti io in camerino stavo perdendo questo bambino. Fui portata via con l'ambulanza, pensavo di tornare il giorno dopo, ma mi trattennero e insomma, e lì c'è stato. Poi l'ho persi dopo un mese che ero ferma immobile e il mio posto fu coperto il primo giorno, quando si pensava che al massimo un giorno non ci sarei stata, da una ragazza della mia redazione, una tale Livia Azzariti, che era la redattrice che mi portava gli ospiti medici. Però Livia, che è bravissima ora, allora rimase bloccata così, fu tolta subito, perché non era appunto ancora, non aveva mai provato nulla. E allora sul mio letto di dolore decidemmo che mi avrebbe sostituito per quei giorni, che ancora si pensava sarebbero stati pochi, invece furono 3 settimane, il mio autore di trasmissione, che era quello che mi faceva i giochi, mi costruiva i giochi, che era Giancarlo Magalli. Per cui ho perso il bambino che aspettavo, ma partorì il conduttore Magalli, insomma, e diventò Giancarlo, in quel caso, il conduttore della trasmissione, e poi io ho ripreso il mio posto. Gran bel parto comunque. Senta, ma esistono... quella trasmissione sicuramente anche adesso potrebbe avere... No, dicevo, perché io per quell'annuncio lì, io fui massacrata da tutta la stampa italiana. Non sapevano ancora che 20 minuti dopo me era successo quello che me era successo, infatti alcuni giornalisti si scusarono, ma io andai in prima pagina sulla stampa, sul Corriere, mi dissero una regina che dà l'annuncio ai suoi sudditi, uso improprio di mezzo pubblico per cose private. Io dissi semplicemente che ero incinta, se mi vedrete aumentare di, così, sono già aumentato 8 kg, comunque a domani, arrivederci, così, un minuto e mezzo così. E per questo io fui veramente massacrata in modi che non si possono neanche intuire oggi, in cui vanno a raccontare delle operazioni interne che hanno avuto in posizioni delicate del nostro corpo, con nomi e cognomi, e ne parlano così. Esistono pecore rosse? La pecora rossa è il titolo del mio primo romanzo. La pecora rossa è un romanzo di totale fantasia, ma in cui io ci sono totalmente dentro. È una ragazzina che è nata in una borgata, senza soldi, con una famiglia che la rifiuta, senza cultura. Io sono stata molto più fortunata, ho avuto una culla amorevole, soltanto amore, protezione e cultura da mia madre, la mia famiglia. Allo stesso tempo, per il 70% c'è la mia vita dentro la pecora rossa, c'è la mia biografia. La pecora rossa è la dimostrazione che una ragazzina che si chiama Pecora di cognome ha tanti capelli rossi, troppi, ricci. Il padre le dice, la madre le dice, dando se vede che sei mia figlia, sembra che c'è la rogna, perché stranamente io che non sono di Roma ho dei... è in romanesco il dialogo, gran parte del dialogo. Sono le donne che pensano di non potercela fare, e invece una donna ce la fa sempre, basta essere femmina, una ce la fa. Poi, ecco, se un maschio incontra una femmina, brava, ce la fate anche voi. Chi è l'uomo immobile? L'uomo immobile non è una metafora, invece. La pecora rossa sia una metafora. L'uomo immobile non è una metafora. L'uomo immobile è un uomo che è immobile perché è clinicamente nella sindrome del chiavistello. Noi l'abbiamo chiamata così. La sua terminologia clinica scientifica corretta è locked in, che lo dice la parola stessa, vuol dire chiuso dentro, perché è una persona che, per esempio, la cosa più frequente sono gli incidenti di macchina, hai un incidente di macchina oppure hai un ictus, vai in coma, esci dal coma
o ci muori dentro, oppure se esci dal coma. Una delle forme di uscita dal coma è questa sindrome del chiavistello, in cui tu ti paralizzi tutto, sei tutto fermo, immobile, muovi soltanto le palpebre, a volte una sola, e i globi oculari, a volte uno solo, e gli occhi soltanto in verticale, ma sono le uniche due parti del corpo, occhi e palpebre, che tu governi. Tutto il resto è come questo tavolo, è come un marciapiede. Tu non controlli nulla, ma a fronte di questo la tua coscienza è perfettamente vigile, come quella sua, quella mia, quella di questi signori che sono intorno a noi, quelli di chi ci ascolta e ci guarda in questo momento. Tu senti tutto, vedi tutto, certo ti devono spostare, perché se sto così vedo solo davanti, se devo vedere lì mi spostano e io vedo lui. Ragioni perfettamente con le parole, soltanto che da fuori ti vedono come una lastra di marmo che muove soltanto o uno o tutti e due gli occhi. Il mio protagonista, l'uomo immobile, è in questa sindrome. È stato già raccontata con un libro e con un film anche questa sindrome, pochi anni fa, 4 anni fa, dal film Lo scafandro e la farfalla, in cui lo stesso protagonista, Bobby, un redattore capo di una rivista di Parigi, ha dettato lettera per lettera, battendo le palpebre, questo libro in cui racconta quello che gli è successo a 42 anni, all'improvviso. Purtroppo questo può succedere. Meno male che adesso la si riconosce, anche se ancora con fatica, perché questa situazione qui l'hanno scoperta, sapete quando? Nel 1966, che a seconda di quanti anni hai ti sembra ieri o un po' più lontano. E un infermiere l'ha scoperta, perché questo infermiere stava pulendo, idratando uno di questi pazienti come un tonno, perché si pensava che fossero proprio fuori, no, coscienza. Lo giri, lo idrati, lo devi mobilizzare. Questo infermiere, che aveva fatto il marinaio, conosceva l'alfabeto Morse, vede che questo paziente con le palpebre gli dà un codice che lui riconosce. Dice, ma questo mi sta dicendo. Allora prova a rispondergli col codice Morse, e quello gli risponde a tono. Avanti Andrea, avanti Andrea. Non voglio immaginare cosa possa aver detto il suo caporeparto, i professori, l'infermiere che va a dire guardate che quello lì mi sta segnalando qualche cosa. Però l'hanno dovuto riconoscere, tutta l'equipe scientifica mondiale si è seduta intorno a un tavolino e hanno dato anche il nome, che è una didascalia, perché è locked in, chiuso dentro. Non c'è una bara più chiusa, ma queste persone sono totalmente vigili alla coscienza. Con questo libro lei vorrebbe che la gente conoscesse di più il problema, oppure vorrebbe che ci fosse maggiore cura, maggiore attenzione, cioè verso chi punta, verso il cuore di chi punta questo libro? Esattamente le due cose che lei, che è molto bravo, io ripeto, ha già detto, ha già individuato. Una è l'informazione, la conoscenza, la diffusione delle informazioni corrette su un argomento così delicato. E la seconda cosa è che ci sia l'assistenza, soprattutto alle famiglie che prendono in carico queste persone. Noi arriviamo a numeri quasi a 5.000 di casi del genere, e migliaia di questi, dai 2 ai 3.000 persone sono in casa accudite dalle famiglie. Se non passa la coscienza, che c'è coscienza, ancorché possa essere minima, c'è reattività emotiva, c'è tutta una dignità finché uno se la voglia conservare, non ci sarà neanche un investimento per sostenere queste famiglie, perché si pensa tanto quello sta così. Ma io stessa, che ho sempre seguito la medicina fino ai 17 anni, quando mio zio, che è stato primario di riabilitazione psicomotoria in un istituto a Roma per 20 anni, poi andando in pensione ha preso la direzione scientifica di un istituto sul coma, io ho fatto la battuta cretina che mi è venuta alla bocca, che confesso, dice no, così non lavori più, zio, così tanto stanno fermi. E no, mi spiegò, è tutto all'incontrario. E lì cominciai a capire, perché noi siamo superficiali e va bene. Non abbiamo dovere noi cittadini di sapere le cose come stanno, ma abbiamo tutto il diritto invece che ce le diano giuste. E che se si parla di queste cose, le cose vengono dette in modo corretto. Non si può dire quella ragazza è in coma da 16 anni, perché il coma dura al massimo 3-4 settimane. Poi o ci muori dentro, oppure vai in una delle varie forme di stati vegetativi o quant'altro, in cui poi il nostro organismo può continuare a vivere. Non si può dire stacchiamo la spina quando non c'è neanche una spina attaccata.
E così andando avanti con tanti esempi. Perché io credo che ognuno di noi sia padrone assoluto della propria vita, della propria esistenza. Solo la fede può eliminare il ragionamento, perché la fede richiede solo questa, l'appartenenza senza un percorso di dubbio, è fede. Ma tutto il resto non può dare, partorire opinioni se non presuppone delle informazioni. Su questo argomento l'Italia si è divisa per tifo, pro morte, pro vita, manca pro Vercelli. E io questo è una cosa che non voglio. Sono stata felice quando mi hanno detto che leggendo il mio libro hanno capito molte più cose e qualcuno ha anche cambiato idee, come la sottoscritta, che sempre in modo superficiale prima pensava un po' le cose così e appena però le approfondisci ti rendi conto di quanti rivoli ci sono. Anche chi voglia togliersi da questo mondo, ma il come lo consideriamo e qual è l'operatore che deve intervenire? Cioè, ci sono troppi dettagli che vengono bypassati senza considerazione in questa nostra Italia. Grazie Erika Bonaccorti. Grazie a voi, grazie.